Ovviamente l'uomo si è evoluto nella natura più o meno selvaggia e ha imparato a muoversi in tutti gli ambienti. Pensiamo che la nostra specie, probabilmente dall'Africa, è poi riuscita a muoversi in tutti i continenti con tutti i climi e certo non aveva nessuno degli strumenti odierni. Per non parlare di tante grandi esplorazioni che sono state fatte senza né mappe, né strumenti, né bussola, né orologi. Oggi siamo in una situazione in cui pare che tutto debba essere assicurato, cioè conosciuto già a priori. E sembra che conti sempre più arrivare a una meta, percorrere una strada esattamente, e stiamo perdendo quello che invece può capitare, che è imprevisto. Si può dire che un po' tutta la nostra vita sembra che dipenda proprio sempre più da qualcosa che esce dal cervello dell'uomo, perché tutta l'informazione in realtà è qualcosa di sempre più preparato, predisposto e fornito attraverso una mediazione. C'è sempre meno conoscenza diretta. E penso che oggi camminare, entrare nella natura abbia come massimo valore quello di ridarci la possibilità di avere conoscenze dirette del mondo. Non dipende molto da quanto è remoto o quanto è estremo un luogo il vivere un'avventura autentica. Del resto, con i mezzi che abbiamo possiamo andare facilmente quasi dappertutto. È più importante, più significativo per noi provare qualcosa che nel nostro tempo è stato ormai dimenticato, è scomparso. Cioè dovremmo cercare l'ignoto non tanto in ciò che era ignoto magari 1000 anni fa, ma in ciò che è ignoto per noi oggi e che è per esempio una dimensione di isolamento, una dimensione di contatto diretto con la natura senza essere seguiti o guidati a distanza, senza essere nella rete. È probabile che il senso di orientamento sia più spiccato in alcuni individui e un po' meno in altri. Quello che è certo è che se non lo esercitiamo non funziona, ecco, ci sembra di non avercelo proprio. Quindi io sono convinto che invece provando su un periodo abbastanza lungo, ecco, non da un giorno all'altro, possiamo recuperare moltissimo queste capacità, anche perché è difficile stabilire quanto sia razionale, quanto sia istintivo, quanto dipenda dai sensi, quanto dall'esperienza che ci permette di intrecciare diverse osservazioni che facciamo. Ecco, è un insieme complesso che fa parte della personalità.